Ciao a tutti, rieccoci qua con Mazzetesse Mind Test. Allora, a parte questa introduzione un po' da Elekiri, non so se li conoscete, comunque, ho provato la scorsa volta a verificare quella cosa dell'ossidiana. In realtà l'ho provata qua, tra l'altro ho scoperto che io non mi ricordavo, sciocco come sono, che dalla 0.4.6 la lava non è infinita. Quindi, non è più come una volta che uno si faceva la sorgente di acqua infinita e di lava infinita perché così gli era comodo, no? Adesso bisognerà fare attenzione in più. Mi ero scritto anche un cartello molto interessante, molto utile. Ci sono meno copper della default che della tecnica, quindi il copper che mi servirà per gli macchinari sarà quello che ho più in abbondanza. Detto questo, sono un po' indeciso se fare un geothermal generator che funziona a metà, perché a questo punto potrei metterne solo qua, con uno qua e uno qua. E fine, perché anche se mettessi un altro blocco di qualsiasi tipo qua o qua mi si rovinerebbe tutto. E quindi farlo funzionare al 50%, oppure utilizzare. Oh, una miseria. Oppure utilizzare diamanti. Cos'era? Sì! Un diamante! Oh, mannaggia! Comunque dicevo, pure utilizzare un watermill. Credo che sia sicuramente meglio usare il watermill a sto punto. Questo che cos'è? Tin, forse. Sì. Ops, ops, ops. Ops, 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 ops. Ho liberato una fonte d'acqua infinita. E vabbè, poco male. Comunque, credo quindi che opterò per una cosa bellissima come un watermill. Il watermill richiede molto spazio, però, e quindi è un po' una cosa. Io sbaglio, questa è la texture dei diamanti in Minecraft. Ah, ecco un diamante, è uno dei diamanti della default, diciamo, e non della technique. Secondo me ha fatto proprio la cavolata del secolo a iniziare questa serie quando la 0.4.6 era appena uscita e le mod non l'avevano ancora inseguita, diciamo. Quindi comunque adesso torno su. Cos'è? Qua ho sbagliato, ho messo qualcosa di storto. Allora, mettiamo così, così, e ce l'ho un piccone, ce l'ho un piccone, ce l'ho un piccone, non ho neanche un piccone. E vabbè, quindi faremo che fare così. Ok, allora ci vediamo quando torno su, quindi tra un attimo, a dopo. Rieccoci qua. Aspettate solo un attimo. Ok, ci sono. Allora, sono appena tornato su. Qua credo che dovrò mettere poi del vetro perché sennò anche di giorno è buio. Credo però che sposterò questi macchinari da questo lato qua. Ora dovrei farmi un piccone forse perché conviene. Allora, ben detto che quello che ce n'è di più è quello della Technic. Allora prendo un paio di questi e mi faccio un piccone di rame. Perché? Perché non me ne sono mai fatto uno, quindi perché no, insomma. Sta laggando un po', credo sia dovuto principalmente dal fatto che sto caricando dei video. E quindi come? Non c'è un piccone in copper? Ok, ho sprecato delle erbacce per nulla. E abbiamo però del ferro naturalmente.
Intanto vi dico, avevo pensato di spostare i macchinari qua e di fare una zona, una stanza sotto dove mettere i watermill. Allora, innanzitutto prendiamo il grinder. Ah, c'ho l'inventario pieno. Ok. Lo mettiamo qua? Sì, va bene qua. No, aspetta, qua mettiamo la bat box. Qua mettiamo il grinder e qua abbiamo delle scale. Secondo me no, però non si sa mai, noi infatti non abbiamo delle scale. Non mi ricordo quante scale da un coso così, 3. Credo di averne bisogno di più di 3, però... Ok. E sì, ne ho bisogno di più di 3 perché i watermill richiedono una grande altezza, perché deve essere, aspettate che facciamo una prova, ho della dirt dietro, sì, allora dovrebbe c'è uno spiazzo, ecco. Allora deve esserci 1 2 3 e 1 2 3 1 2, ok, così. Poi, qua ci sono i cavi, quindi qua c'è il watermill. E c'è acqua fino qua. Quindi ho bisogno almeno di... Quindi credo che farlo più in basso di 6 sia la cosa migliore. Perché 6? Ma perché così non avanzo delle scale, semplicemente. Tra l'altro mi devo ancora abituare un po' a sta affare, ma col microfono non sono molto avvezzo, quindi certe volte parlo troppo alto o parlo troppo basso. Mi sono messo il segnalino di lato per controllare un po'. Devo togliere quel pillar perché è terribile avere una roba del genere in casa. Sì, è una casa un po' da morto di fame. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Poi ci saranno naturalmente i cavi che vanno in su, quindi se là ho la bat box, qua ci saranno cavi, cavi. Allora adesso creiamoci lo spazio per i watermill. Un po' di spazio, abbastanza spazio. Allora, se i cavi devono arrivare qua, noi lo facciamo che inizi 1, 2, 3. Temo di non aver torce. Infatti. Ne faccio giusto 4. Spero di avere del carbone sopra. Perché non mi ricordo, sinceramente. Parlando proprio sinceramente. 1, 2, 3. 2, 2, ancora 1. Naturalmente ho messo la torcia nell'unico punto dove non dovevo metterla. Allora, 1, 2, 3. È uguale dall'altro lato, sarà. Ok, così, sì.
Però a sto punto, visto che l'ho fatto così, posso benissimo sfruttare questi. Poi ci metto il Watermin. Poi ci metto 1, 2, 3. Perfetto. Come si fa un Watermin? Che non mi ricordo. Un diamante, due wooden planks, ce l'ho. Un copper e 5 stone. Credo che mi manchi semplicemente 5 stone. Ma il cobblestone ce l'ho qua dietro. Ma facciamo pure tutto questo. No, no, perché ho bisogno del copper. Questo è copper finto. Lo metto qua. Io ho bisogno di un copper vero. Di un copper vero, uno di quelli seri, uno di quelli di cui ci si può fidare. Sì, ma mettiamo un diamante qua, perché se per caso dovesse capitarmi qualcosa. Questa la mettiamo a bruciare. Brucio così in fretta l'erbaccia che uno non se ne rende neanche conto. Due. Ah no, copper mi serviva, non mi serviva il ferro. Che sciocco. Ok. Poi credo che aumenterò i video che metto sul canale perché adesso comunque dovrei avere un po' più tempo, anche se sono sotto periodo esami. Un po' di tempo dovrei riuscire a trovarlo, diciamo, tra una storia e l'altra. Quando non lo dedico allo studio, non lo dedico a una partita a LOL. È notte, tra l'altro. Allora, qua mettiamo il... No, cosa ho fatto? È lo sbaglio più grande della mia vita. Perfetto, produzione 0%. Qua sotto avrò bisogno di mettere i cavi, quindi uno e due. Non riesco a vedere se... No, ok, perfetto. Poi, allora... Ma forse potevo farlo anche più basso di uno. E no, uno, due, taf taf. Ma no, potrebbe passare anche qua, vabbè. Dopo, i copper cable devo farli con 3 di copper. Copper quello vero, sempre. Diffidate delle imitazioni. Ma svuotiamo un po' intanto l'inventario, tipo della gravel che nessuno se la fila. Devo fare delle chest dopo. Ok, low voltage copper cable. Ma noi low voltage abbiamo, quindi... No, qua abbiamo detto. Perfetto, arrivano qua e già non ne ho più. Ma andiamo a nanna, va. Su sto letto bruttissimo, sì, dovrò anche cambiare letto. Ehi, good night. Giorno non è che sia uno dei giorni più luminosi, eh? Mettiamo cuocere anche questi tre. Avrò poi bisogno di prendere anche dell'altro copper.
Ah no, ne devo cuocere ancora altro perché ho bisogno della bat box. Della battery box. Come si chiama battery box? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Mi pare che sia ben così. Ah, già che siamo qua. Sì. Give me low voltage copper cable. Ci basteranno tra l'altro? Spero di sì. Guarda come la... Non bastano. Poi di tin ne ho bisogno di 4 allora, abbiamo detto. Ma non ho tin. Oh mannaggia. Volete dirmi che dopo tutto questo mi faccio fregare per della tin? Ah no, ecco. Ci mancava solo. Poi avrò bisogno di prendere anche del... 1, 2, 3, del legno. No, questo va qua. Beh, potrei per esempio demolire questo pillar qua. Sì, ok, non è la scelta più azzeccata quella di usare un piccone sul legno. Ora sembra quasi che faccio più in fretta la mano. Quanto cavolo era alto sto pillar? Presa al volo. Potrei farci una terrazza là sopra il tetto. Mi piacciono le terrazze. Poi abbiamo anche la lana corolata. Allora, quindi abbiamo detto 1, 2, 3, 1, 2, 3. Scusa, cosa viene con 1, 2, 3? Wooden panel. Oh, che ridere. Oh, no, ho bisogno di molto più legno. E copper, dove diamine l'ho messo? Dove caspita? Qua? Ma sei scemo allora? E appunto, altro infinito legno mi serve. Ah, il bronzo. Se forse si fanno... Ma... 1, 2, 3, 1, 2, 3. Io credevo di risolvere i miei problemi con quello, invece niente. Ho bisogno ancora di tantissimo altro legno, quindi andremo a prendere quest'albero. È un tulipano, sì, questo lo voglio. E romperemo un albero con un tulipano. Cioè, proprio come dei professionisti. Taglia legna. Ok, ammettetelo che non avete ancora mai visto nessuno che tagliava un albero con un tulipano. Signor Tulip, io ho bisogno di due ancora, quindi 2 per 6, 12. 8 e 2 fa 10, perfetto, mi pare, no? Adesso la battery box è un wooden planks, un copper e tre steel. Quindi un copper. Abbiamo finito il legno, cioè il combustibile. No, un copper.
Ancora. Hai detto piazziamo i cavi. Pieno, non so più dove mettere la roba. Diciamo che buttare questo. Stai là. Ti vengo a prendere poi in seguito. No, convertiamo tutto questo qua. E 3 di ferro abbiamo detto, eh. Ma si consuma subito il legno. Ho del carbone qua. Solo 32. Quindi 1 2 3 4 un copper e tre steel. Sì, alleluia. Ok. Quindi mettiamo la battery box qua. Perfetto, abbiamo bisogno dell'acqua là sotto di scale. Abbiamo bisogno di scale per forza. Perché abbiamo bisogno di scale? Perché dobbiamo arrampicarci là dove abbiamo messo il watermill. Intanto già che ci siamo prendiamo anche l'acqua. Ok, non so se questi due secchi basteranno, però. Sì, ok, non è molto estetico come è fatto, però. Facciamo 1 e 1, 2. 1 e 1, 2, 1 e 1, 2 e mettiamo 1, 2 e 3. Ma non era indispensabile togliere quella terra là, eh? Questo e questo. L'ho detto. Ok. Quindi mettiamo 1. 1, 2. Sta producendo? Probabilmente sì, dovrebbe. Naturalmente produce di più se è circondato da più acqua. Qua non sta caricando niente, è normale. Adesso vediamo. Che se non mi funzionano neanche i watermill, sono fregato. Production at 100%. E perché non va allora questo sciocco? Sì, perché è sciocco, proprio. Credo che sia anche da terminare il video, però. Ah, ok, sta iniziando a caricare qua. Perfetto, però mi sta dando proprio tipo pochissima energia. Ah, perché ho caricato anche il grinder prima. Bene, allora vediamo se posizioniamo una cesta. Non so più dove mettere la roba. Qua lasciamo cobblestone e balle varie.
Iron, gold, gold. No, ci sono anche due tipi di gold diverso. Facciamo una cesta in cui mettiamo una cesta. È una cesta. In cui mettiamo i minerali. Dal meno prezioso. Al più prezioso. Zinco non me ne faccio niente. Questo anche poco nulla. Questo poco nulla. Gold. Mese. Diamond. Zinc. Chromium. È di nuovo notte. Credo che sia passato parecchio tempo allora. Qua metto il copper finto. No, mettiamo. Facciamo che il copper finto, scusate, ma lo metto qua. Così li divido bene. Questo è il copper vero, quell'altro è il copper finto. Questo l'uranio, mettiamo l'uranio là. Se poi avrò bisogno di riordinare di nuovo, lo so. Tin, lo metto là. Il ferro lo metto qua. Il coso qua metto via anche la moss cobblestone. Facciamo un po' di ordine. Così, così. Così, così. Dei copper cable. Se me ne metto qua. Del sabbia, del marmo. Qua mi tengo giusto uno stack della stone, della lana, un tulipano. La banana me la tengo nell'inventario. Oh, molto meglio. Adesso vediamo che cosa posso far girare. Ah, ci sono anche i solar panel che sono comodi, solo che funzionano solo di giorno. Naturalmente. Uranio, zinc, chromium, tin. Abbiamo di tin e di ferro. Una cosa per volta. Abbiamo di tin. Di ferro. Poi avrò bisogno anche di un electric furnace. Che cobblestone, steel, ma non è niente. Allora poi la farò. Comunque, credo che per questo episodio sia tutto. Ciao ragazzi, vi ringrazio di aver visto questo video fino a questo minuto, che sarà magari anche più di 20° minuto. E al prossimo video, ciao!